Salve amici di Advance Italian, in questo video andremo a vedere una prova dell'esame CLS livello B1, certificazione di italiano come lingua straniera. Si tratta della prova di produzione scritta del dicembre 2012, una prova che dura 1 ora e 10 minuti, composta da due temi, dovete svolgerli entrambi, il primo è più lungo, il secondo più breve. Si tratta di un tema in cui dovete scrivere un minimo di 100 e un massimo di 120 parole, mentre nel secondo tra le 80 e le 100 parole. Ho cercato di rispondere a tutti e due i temi, scrivere la mia versione, cercando ovviamente di scrivere un testo appropriato per questo livello, come potete capire, non si può pretendere tanto da un livello B1, cioè serve un linguaggio base, senza ovviamente errori gravi, però non può essere un testo filosofico, specialmente considerando il limite di parole che abbiamo. Riguardo il limite, volevo anche aggiungere di fare molta attenzione al limite di parole. Solitamente se scrivete 30-40 parole è probabile che non venga nemmeno considerato, quindi cercate di scrivere abbastanza, tra le 100 e 120. Se lo superate non è grave, ma probabilmente nemmeno 80-90 parole, però se scrivete 30 e vi chiedono 100-120, quello è un problema. Dovete anche fare attenzione alla struttura del testo e vi farò vedere concretamente cosa intendo. Leggiamo la prima prova. Racconta come hai trascorso il giorno del tuo compleanno. Allora, quando scriviamo, dobbiamo tenere presente che sarebbe opportuno fare una divisione tra paragrafi. Solitamente si possono scrivere due, tre o quattro paragrafi. Io consiglierei di fare tre o quattro paragrafi, ossia un'introduzione breve, una conclusione breve che abbia ovviamente a che vedere con il tema, ma che sia anche una sorta di riassunto di tutta l'idea che voi avete, cioè l'ultima frase solitamente tende a concludere ciò che avete detto, mentre la prima frase ad introdurre il tema che avete preparato. Quindi io in questo caso ho fatto quattro paragrafi perché poi la festa l'ho divisa in due paragrafi, ossia festa con i miei e festa con i miei familiari e festa con i miei amici. Quindi ve la leggo subito, sono 114 parole. Il compleanno è una festa molto speciale per tutti noi e dobbiamo cercare di rendere questo giorno memorabile. La mia festa di compleanno è stata tale, ossia è stata memorabile. I miei genitori mi hanno svegliato come sempre facendomi gli auguri e dandomi i loro regali. Loro sanno sempre quello che mi piace e riescono ogni volta a trovare il regalo giusto per me. Il pomeriggio l'ho passato con i miei cugini, ho pranzato con loro in una pizzeria e poi siamo andati insieme ad una festa organizzata dai miei amici. Abbiamo ballato fino alle 5 del mattino e poi sono tornato a casa. Essere circondati dalle persone a cui vuoi bene aiuta a rendere ogni giorno speciale. Quindi ho introdotto la festa del compleanno in generale. E in conclusione ho scritto cosa si aspetta una persona da un compleanno, dal suo compleanno, cioè si aspetta di stare con le persone che lui ama o a cui lui vuole bene e passare dei momenti felici. E poi ho descritto la festa brevemente perché 80, tra le 80 e le 100 parole non si può scrivere tanto ovviamente. Prova numero 2. Inviti un amico a fare una vacanza insieme. Amico o amica, scrivi una mail dove proponi il tuo itinerario e le soluzioni di viaggio e gli chiedi che cosa ne pensa. Da 80 a 100 parole. Questo è ancora più breve, quindi
cercato di fare un testo molto più breve. Come potete notare, scrivere ad un amico una lettera è diversa dal tema precedente, perché oltre ai paragrafi dobbiamo capire anche che si comincia e si conclude in un determinato modo quando si scrive una mail, a seconda della mail, perché ci sono mail formali e informali. Informali si scrivono agli amici, mentre mail formali a un professore, a una persona con cui non avete confidenza, diciamo così. L'amico è la persona con cui avete confidenza, quindi 101 parole, ho scritto a Marta, si comincia con cara Marta e si conclude ad esempio con saluti oppure un abbraccio. E il vostro nome oppure con affetto. Solitamente si conclude così. Mentre se scrivete ad un professore, ad esempio, dovete scrivere gentile professor X e distinti saluti e il vostro nome. In questo caso ho introdotto il tema con la prima frase, ho concluso chiedendo a lei cosa ne pensa e poi ho presentato l'itinerario nel paragrafo principale. Cara Marta, ti scrivo questa mail per darti le ultime novità riguardo la nostra vacanza. Dobbiamo andare a Palermo il 7 agosto e stare lì una settimana. Soggiorneremo in un albergo vicino al mare che ci costerà circa 40 euro al giorno, 400 sono un po' troppi, mi è scappato uno zero, colazione inclusa. Durante il nostro soggiorno ci rilasseremo al mare e visiteremo la città. Lì ho alcuni amici che ci aiuteranno suggerendoci i luoghi da vedere. Torneremo indietro il 14 agosto. Propongo di viaggiare in treno perché costa veramente poco. Se hai domande, non esitare a chiedere, mi piacerebbe sapere come la pensi a riguardo. Un abbraccio, Marco. Abbiamo risposto ad entrambi i temi, rispettando il limite di parole. Nel secondo caso ho scritto 101, quindi l'ho superato di una parola, ma anche 110-120 non dovrebbe essere un problema, specialmente se ciò che avete scritto è corretto. State tranquilli riguardo a questo. Io ho scritto su Word perché su Word c'è anche la possibilità di leggere il numero di parole sotto. Quindi io vi suggerirei di scrivere qualche tema per esercitarvi e vedere un po' più o meno quanto sono 80 parole, 100 parole, 120 parole, cioè in base alla vostra calligrafia, in base alla vostra scrittura, per avere un po' un'idea, perché non potete cominciare a contare dopo ogni frase. Quindi io vi suggerirei o di avere un'impressione base riguardo ai testi che scrivete, su quanto ammonta 80, 100, 120 parole, oppure di scrivere prima due paragrafi, contare e poi decidere l'ultimo paragrafo se farlo più breve o più lungo a seconda delle parole che avete scritto finora. Se in due paragrafi avete scritto 60 parole e ne dovete scrivere 80, scrivete un'ultima frase breve per concludere. Se invece avete scritto 30 o 20 parole e ne dovete scrivere 100, allora dovete a tutti i costi cercare di scrivere un paragrafo molto più lungo nell'ultimo, ossia un paragrafo che sia il doppio di quello che avete scritto finora. Questo sarebbe il suggerimento che vi darei io. Comunque ognuno fa come crede opportuno. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale per maggiori contenuti anche in futuro. Vi invito anche a guardare le varie playlist che ci sono all'interno del mio canale, dove mi sono occupato di diversi esami, non solo CLS, ma anche CELI, PLIDA, eccetera, e non solo parte scritta, ma anche parte orale, comprensione dei testi e anche grammatica. Spero che il video vi sia stato utile, vi ringrazio dell'attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!